cantiamo insieme, giovane donna, ci alziamo in piedi. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, e amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria. Ecco l'ancella che vive della sua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo per noi sacerdoti salesiani, la prima messa del nostro ritiro, affidiamo alla Madonna, alla Vergine di Fatima, questo tempo particolare di conversione, di preghiera. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi senza di te, non privarla mai della tua guida. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato,
perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei, ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato a te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggio per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei forse bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dell'uomo di Dio e entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è un Dio su tutta la terra se non in Israele». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Sei Dio, Dio vive. Manda la tua luce e la tua verità, sii onesta a guidarmi. Mi conducono alla tua santa montagna, alla tua dimora. La mia sei Dio, Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. La mia
mia, servirti di Dio vivente. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io spero il Signore, attendo la sua parola. Con il Signore è la misericordia, e grande con Lui la redenzione. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese». Ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Ci affidiamo a Maria, vogliamo contemplarla, imitarla, perché per l'azione dello Spirito, Dio amore, formi in noi Gesù. È la sua specialità e a lei lo chiediamo. Tempo di esercizi e tempo di riflessione sulla nostra vita. Per me si aggiunge altro motivo. Oggi è un anniversario dell'ordinazione mia sacerdotale e quest'anno celebrerò i 60 anni di professione religiosa, consacrazione religiosa, impegno per la trasfigurazione in Cristo. Che cosa avevo nel cuore allora, agli inizi del mio cammino di salesiano e di prete? Volevo essere per gli altri, questo avevo messo nella mia prima immaginetta. Volevo mettere cioè a disposizione la mia vita, e questo con trasparenza e sincerità, facendo la verità, non solo guardandola, ma vivendola e costruendola giorno per giorno, ma questo senza rigidità, nell'amore, con un cuore caldo. Così volevo che in me Maria e lo Spirito formassero Gesù. Ed oggi, per tutti noi, tanta riconoscenza a Dio per la vita bella che ci ha dato, per la vocazione, grazie per i suoi doni. Talora però, come Naaman il Siro, non ci accontentiamo di riceverli questi doni da Dio, pretendiamo anche di insegnare a Lui il modo con cui ci deve esaudire. L'atteggiamento giusto è invece
confido nella tua misericordia. Lascio che sia Lui a decidere, da parte nostra disponibilità e affidamento. Mi abbandono a te come un bimbo tra le braccia della mamma. Nel Vangelo ci è detto che siamo chiamati ad essere profeti. Il profeta è colui che parla a nome di Dio, che cerca di leggere la realtà, di interpretarla alla luce della parola. Perché, come dice Gesù, il profeta non è accetto in patria? Forse perché lo si conosce, c'è già un giudizio su di lui, o un pregiudizio, è già incasellato. Vogliamo invece, con cuore libero, cercare in piena sincerità, con passione e speranza, lui ragione e centro della vita. Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia ha sete di te, o Dio. Vogliamo contemplare il tuo volto, Signore, e trasfigurarci in te, secondo la rotta che ci è proposta in questi esercizi. Viviamo in una società che non ha più punti di riferimento, incerta, complessa. Una società dove c'è tanta violenza, ingiustizia, odio. Abbiamo bisogno di un punto di riferimento solido. Per rappresentare la società nella quale viviamo mi viene in mente l'aereo che traballava al momento dell'atterraggio. Ma poi lungo la strada ci ha accompagnato l'arcobaleno, il segno dell'alleanza con Dio. Non siamo soli in questo cammino. Abbiamo la certezza di Dio che è diventato uno di noi, che si è incarnato, è morto ed è risorto. Nel Vangelo si dice che Gesù, sfuggito alla cattura, si mise in cammino verso la Pasqua. Anche noi allora mettiamoci in cammino, immergendoci nel mare infinito della misericordia di Dio. È grande, o Dio, il tuo mare, e piccola è la mia barca. Canto di offertorio, accogli i nostri doni. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio, ti offriamo il pane che tu dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, questo misterioso incontro col tuo Figlio, ti offriamo il vino che tu ci dai, trasformalo in te, Signore. Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita.
benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Dio, l'offerta che ti presentiamo, segno della nostra devozione, e trasformala per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia stata.